Se molti film di Snyder il sacrificio in relazione a figure maschili è frequente, e se noi seguiamo questo modello, sappiamo che il protagonista cerca di lenire le proprie colpe, no, che il peso proprio della propria colpa, mediante il tentativo di salvare questo giovane. In questo tratto noi potremmo leggere anche qualcosa che a volte noi attribuiamo soprattutto a una posizione femminile. Parlo di posizione, non dico necessariamente le donne, una posizione femminile legata a una posizione femminile che può appartenere, come abbiamo visto d'altronde anche in questo personaggio, anche al maschile, cioè una posizione di apertura verso l'illimitato, verso qualcosa che cede in qualche maniera. Non è la vendetta, dunque, non è l'atroce legge del taglione il rispondere con la violenza alle espressioni della violenza. Non è quella la via da percorrere per evadere dalle miserie di una condizione umana intrinsecamente e profondamente segnata dal dolore. Nell'affrontare con grande sincerità e senza alcun velo diplomatico queste questioni, Clint Eastwood sente evidentemente l'urgenza di fare i conti anche e soprattutto con se stesso, con il ruolo da lui esercitato in tanti film della sua lunga carriera. È giunto il momento della resa dei conti anche per l'ispettore Callaghan, anche per l'infallibile e glaciale pistolero del West reinventato da Sergio Leone. Non è più possibile affrontare la questione della violenza attraverso la caricatura, come era stato fatto in precedenza.